Va bene, allora l'idea era quella di creare un collegamento tra Milano e Pavia, dove c'è questo grande deputto. E solo che noi siamo gente che corre, quindi abbiamo deciso di andarci a piedi invece che andarci con la macchina. Franz è un corridore maratoneta, veramente adesso un corridore di montagna molto forte, e Gianluca è un uomo che ha il battito cardiaco più basso d'Europa, neanche i bravi pinciano con il battito, quindi ha detto: ah beh, voi siete al teatro di Pavia a fare l'anteprima, va bene, noi veniamo da Milano di corsa. Ho detto: cavolo, 33-34 km da fare, partire da Milano, arrivare a Pavia. Gianluca è preparatissimo, ha anche qualche barretta, qualche altra cosa, e le cose che dovevamo fare, i biglietti non ce li abbiamo, vabbè, ce lo troveremo un modo di intrufolarci. Andiamo? Vai. Arriveremo dal diciamo gioco. Diciamo che i primi sono andati, ne mancano solo 30. Siamo quasi arrivati. Stiamo uscendo da Milano. Bello. Bravi ragazzi. Ora. Com'è? Sembrava più forte. La parte scenografica con le carte via, con le colonne. La porca! Lui è l'antilope, io il leone che morirà di fame stasera. Così è stato tutti 30 km, lui davanti e io dietro a morire. È vero. Cazzarola! Sono arrivati al teatro Fraschini! Giallo, comunque i biglietti ce li hai? No, non ce li ho, mi piace. Come non ce li hai? Beh, torna un attimo a prenderli, io adesso torno a Milano. Cosa vanno a prendere? I biglietti, non ce li ho. Scusate, potete farvi una doccia che puzzato un po' prima? Dai, via. Qua c'è ancora la doccia. Prima però vi faccio vedere un attimo teatro, indietro del teatro. Scusate! Quanti chilometri avete fatto per venire a vedere cosa dovete fare? 34 per venire a vedere. Quanto tempo? 2 ore e 50. Bravi, guardate il teatro. Ci mettiamo d'accordo dopo. Adesso vi faccio vedere, è scarsissimo. Ma quanti chilometri sono stati? 34. Punto Franz. È occupato, cioè, voglio dire. Ma che figura mi fai fare? Ciao ragazzi, ciao. Com'è andata? Vai. Com'è andata? Oh. Bene. Vuoi entrare anche tu? È bello che hanno chiuso la porta e si fa la luce. Ma non ho fatto, non esce neanche sangue. No, non si preoccupi, adesso si rimargina la ferita.